25 euro al giorno per 8 ore di lavoro nelle serre. Le condizioni imposte a 26 braccianti, di cui 19 richiedenti asilo nelle piantagioni di pomodori di 3 aziende agricole del Ragusano, riportano l'attenzione sulle complesse ricadute del fenomeno migratorio su quello del caporalato. 2 gli imprenditori arrestati per aver sottoposto i lavoratori a sfruttamento, imponendo loro condizioni degradanti che la polizia scientifica ha definito umilianti per l'essere umano. Già vulnerabili, i più esposti sono i migranti, soprattutto se irregolari. Non è dubbio che è un bacino d'utenza di grande rilievo, perché evidentemente avendo a disposizione persone che arrivano sul nostro territorio senza mezzi di sostentamento e alla ricerca di una qualche dimensione di sopravvivenza, è chiaro che chi vuole approfittare può ovviamente approfittare di queste persone. Livia Pomodoro, presidente del Milan Center for Food Law and Policy, esclude una correlazione diretta tra fenomeno migratorio e lavoro sommerso. L'impatto su quest'ultimo, ci dice, deve però rientrare in una riflessione politica che si apra a un approccio integrato e pluridisciplinare. Non c'è dubbio che una politica migratoria che tenga conto anche di quali possono essere le implicazioni del lavoro sommerso non può che essere utile alla nostra comunità. Nelle società globali nelle quali noi viviamo e nelle comunità allargate, come certamente la comunità europea rispetto alle singole comunità, non può non esservi un approccio di questo tipo.